Ciao a tutti, sono Mauro, benvenuti in questa nuova recensione. Ho provato la gialla, ho provato la blu e adesso, a grande richiesta, ho provato anche la rossa. Benvenuti nella recensione completa di Dunlop CX200. Con la recensione di Dunlop CX200 si conclude il trittico Dunlop per questa stagione. Infatti, Dunlop, esattamente come fanno Babolat e Yonex, propone sul mercato tre modelli diversi di racchette: uno per lo spin SX300, uno per la potenza FX500 e uno per il controllo. Esattamente questa racchetta qui, Dunlop CX200. Dunlop penso che quest'anno sia davvero fra gli outsider del mercato, perché tutte le racchette Dunlop che ho provato quest'anno per un motivo o per un altro mi hanno stupito, e lo ha fatto anche questa Dunlop CX200. Ma prima di raccontarvi il perché mi ha stupito, vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un like a questo video. Tornando a lei, CX200 mi ha stupito perché vengo da un periodo in cui ho provato racchette abbastanza classiche come Radical MP e Wilson Pro Staff X, e in lei ho trovato quelle cose che in realtà cercavo anche in questi due modelli. CX200 è una racchetta classica, ma che in campo non vuole fare la difficile, anzi, è pronta a fare tante cose diverse. Prima di scoprire quali, però, diamole un'occhiata da vicino. Ovviamente il design è molto simile a quello delle altre Dunlop in commercio, ovviamente a differenza del colore. Dunlop ha scelto una tonalità di rosso che a me è piaciuta tanto perché l'ho trovata moderna e classica allo stesso tempo. Poi per il resto il design già lo conosciamo: dettagli neri, scritta Dunlop all'interno del piatto corde, e logo Dunlop e logo CX200. Nella parte esterna del cuore, mentre all'interno Dunlop fa una cosa che mi piace tanto, ossia inserire tanti dati. Vi ricordo che i dati di questa racchetta sono un peso di 305 grammi, un piatto 98 con schema corde 6C19, una rigidità di 64 punti RA, un'inerzia di 317 punti, un bilanciamento a 31 centimetri e mezzo e un profilo boxed costante a 21 mm e mezzo. Andiamo veloci anche sulle tecnologie. Per quanto riguarda lo smorzamento e le vibrazioni, troviamo sul cuore di questa racchetta la tecnologia Flex Booster, mentre sul piatto corde troviamo la tecnologia Sonic Core, che secondo Dunlop addirittura riduce del 37% le vibrazioni negative. Sempre sul piatto corde troviamo un'altra tecnologia molto importante, ossia la Power Grid String Tech, ossia una tecnologia che consente di aumentare del 30%, sempre secondo Dunlop, le dimensioni dello sweet spot. Passando al campo, quanto mi è piaciuta questa racchetta. Brava Dunlop davvero, perché CX200 è una racchetta classica che però può abbracciare una gran fetta di pubblico, perché è una classica che non snobba chi viene da un altro tipo di tennis. È una racchetta che apre le porte a tutti. Partendo dai colpi a rimbalzo, lo spin di questa Dunlop CX200 mi è piaciuto davvero tanto, perché mi ha ricordato quello di Pro Strike Versus, che è stato forse lo spin che mi è piaciuto di più per quanto riguarda le racchette classiche quest'anno, e lo spin di questa racchetta me lo ricordavo molto. CX200 ha uno spin carico, pesante e corposo, e soprattutto considerando che si tratta di una classica, ha anche un ottimo scivolo di palla ed è abbastanza facile da generare. Mi piace come ti fa tenere lontano l'avversario alla riga di fondo, e poi ha una qualità che in realtà ho riscontrato in tutti i colpi che ho potuto giocare con questa racchetta, ossia è uno spin carico di controllo. Anche i colpi piatti mi hanno ricordato quelli di una racchetta che ho apprezzato molto, ossia quelli di Ed Boom Pro. I colpi piatti di Dunlop CX200 sono davvero molto soddisfacenti, e nonostante il peso non elevatissimo di questa racchetta, comunque il colpo piatto fa uscire fuori una bella castagna al piatto corde. Thank you.
mi sono piaciuti molto, anche perché non so come abbia fatto Dunlop, ma è riuscita a realizzare una racchetta classica che per essere una classica è davvero facile da utilizzare. Il braccio non si affatica e si gioca a sciolti. È chiaro, non stiamo parlando di una profilata, però posso assicurarvi che per essere una classica è una racchetta davvero intuitiva e mi continuo a dire facile. Per dirvi, ho trovato molto più confortevole questa racchetta che ad esempio una Radical MP. Tutto questo comfort, tutta questa maneggevolezza fa sì che sia quando vai a giocare colpi in topspin che colpi flat puoi andare a braccio sciolto, e vi assicuro che poter giocare a braccio sciolto senza paura di colpire il faro o il seggiolino dell'arbitro è veramente una sensazione impagabile. Ma se c'è un colpo che mi ha fatto impazzire di questa Dunlop CX200 è il suo back. Un back davvero clamoroso. Per quanto mi riguarda, uno dei migliori back che abbia provato quest'anno. Pesante, tagliente, rimane sempre basso, ma poi esce dalla racchetta benissimo. L'ho usato sia per difendere che per attaccare e in entrambi i casi comunque ha generato una palla migliore di quella che mi aspettassi. Tutto questo secondo voi cosa significa? Che questa racchetta comunque ha un gran bel controllo. Lo hai quando difendi, lo hai quando attacchi, insomma la hai in ogni circostanza. Ed è una sensazione che a doverla pagare costerebbe tanto. Questa cosa la ritrovi ovviamente anche nei tocchi, mi piace tanto come senti la palla sul piatto corde quando fai una palla corta. E mi piace anche tanto come si comporta a rete, perché taglia molto bene le volée, essendo una classica a tutti gli effetti, comunque le volée secche gioca con una buona potenza. Insomma, Dunlop CX200 a rete è veramente una classica di spessore. Al servizio non mi ha stupito più di tanto, non perché non sia buono, siamo abbondantemente sopra la sufficienza, semplicemente non ci sono state delle cose che mi hanno stupito come nei colpi a rimbalzo. Tutte e tre le tipologie di servizio, slice, kick e piatte, stanno sullo stesso livello di prestazioni, che comunque è un livello di prestazione medio-alto, e anche questa cosa comunque sia è una cosa positiva, nel senso che quando c'è da giocare un punto importante sai che puoi utilizzare ogni tipologia di servizio senza dover andare a cercare per forza una, perché sai che tutte e tre sono molto affidabile, e comunque questa cosa dal mio punto di vista è comunque una grande qualità. Quindi, cosa dirvi di questa Dunlop CX200? È una racchetta che mi ha stupito davvero. È la racchetta classica che cercavo e finalmente l'ho trovata, perché questa racchetta ti dà tutto quello che ti deve dare una classica senza però esagerare col peso. E non ci sono compromessi. Qui c'è tutto quello che una racchetta classica deve darti. C'è potenza, c'è feeling, c'è il controllo, c'è sensibilità. Tutto questo senza massacarti il braccio, perché il peso di 305 grammi, il bilanciamento di 31 cm,
centimetri e mezzo, lineezze di 317 punti fanno sì che tu possa giocare a braccio sciolto senza affaticamenti, e questa è una cosa fondamentale, senza dover optare per compromessi ibridi. Questa non è un ibrido, questa è una classica, ma è una classica per tutti. Questa racchetta non fa selezione all'ingresso, questa racchetta fa entrare tutti e fa divertire. Bene, con la recensione di questa Dunlop CX200 si conclude il trittico Dunlop, e dalle mie parole l'avrete già capito, per quanto mi riguarda Dunlop quest'anno ha fatto tripletta. Brava Dunlop, davvero. Se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere attraverso un like e un commento qui sotto. Ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Tantissimi di voi guardano i miei video ma ancora non sono iscritti al canale, quindi forza cliccate quel tasto di sotto perché ovviamente è gratis. Qui sotto in descrizione trovate tutti i link utili. Il link per acquistare questa racchetta con annesso codice sconto degli amici di Tennis Point, i link ai miei canali social, ovviamente Instagram, e il link al mio canale Telegram, Rackets TV Clubhouse. A me non resta che salutarvi e ringraziarvi, e ovviamente vi invito ad un nuovo video sempre qui su Rackets TV.